Lorenzo, piacere mio. Ciao, allora. Ma pazzesca questa cosa, sì, io però adesso mi perdo lì e sto tutto il tempo così. Tranquillo, tanto siamo coperti. Volevo chiederti prima cosa, tu sei un ragazzo che sei partito col teatro, sì, sei passato in TV, noi tutti ricordiamo i liceali, sì, che ha segnato una generazione, poi subito dopo il cinema, con tanti ragazzi come te che sono partiti dal web, penso a Claudio, Guglielmo Scilla, certo, o anche Matteo Bruno, la fotografia, con il Chris per esempio, e poi Netflix, un mondo nuovo, un mondo diverso, tante mete che hai raggiunto, tante destinazioni dalle quali hai saputo ripartire sempre meglio. Quindi adesso cosa ti aspetti, cosa speri, cosa pensi di poter fare? E mi ripeto pure qua, le aspettative mai, sono perché si tradiscono sempre, uno si immagina qualcosa che deve succedere e anche se succede, succede sempre leggermente diverso. Non bisogna mai cercare di crearsi aspettative, ma bisogna sì sperare in qualcosa di bello che succede, ma per poter sperare veramente che succeda qualcosa di bello bisogna ogni giorno pensare che si stia facendo un lavoro perché qualcosa di bello succeda. Se non facciamo noi qualcosa dall'inizio, che può essere qualsiasi cosa, può essere leggere un libro, può essere andare a correre, può essere cantare sotto la doccia, ma dobbiamo farlo pensando che quello faccia parte di un percorso che ci porterà ad avere quello che vogliamo ottenere, solo questo. Una considerazione rispetto a una cosa che hai detto prima in conferenza, hai parlato del fatto che tutti i giovani d'oggi, la maggior parte, si perdono all'interno di WhatsApp, Telegram, qualsiasi cosa abbiano sul loro smartphone. È venuto in mente qualcosa che con Netflix alla fine è un po' la stessa cosa, tutti adesso possiamo guardare un film, una serie TV, mentre siamo in pullman sulla metropolitana. Quindi diciamo questa dicotomia tra questi due aspetti di una medaglia che può farti cadere in delle esperienze un po' malsane. Guarda, come tutti gli strumenti, no, che hanno rivoluzionato questo mondo, se pensi anche alla stampa, sono molto pericolosi, perché tu puoi sì dare informazioni a tutto il mondo, ma allo stesso tempo cambiare la mentalità e la testa della gente attraverso la stampa, no? Quindi c'è sempre un rovescio della medaglia negativo, come tutte le cose, sempre l'equilibrio, e bisogna però saperlo, cioè, ritorno al discorso di prima, quando si prende il cellulare, non sto dicendo che fa male, sto dicendo che però quando lo accendi, devi pensare, che voglio fare? Dove voglio andare? Il problema è la distrazione, il problema, allora perché Netflix secondo me non è male? Perché tu vai, apri, scegli, se avessimo la televisione, a rotta di collo continua sui cellulari, quello forse sarebbe più pericoloso, perché ti ci perdi, la televisione ti fa perdere, mentre riprendere in possesso la capacità di scegliere le cose che si vogliono ogni momento, ogni giorno, voglio pubblicare una foto su Instagram, voglio parlare con un mio amico, fallo, ma capisci, io non apro Facebook e comincio a scogliere la parte per due ore, perché quello ti butti il tempo, solo questo, quindi l'equilibrio come tutte le cose. E col senno di poi, arrivato a tutto quello che hai fatto, cosa ti piacerebbe dire ad un ipotetico Lorenzo che è qui al Giffoni a 12 anni ad aspettare il suo idolo, qualcuno che... Allora, questa è una cosa che una domanda che mi viene fatta spesso, anche se in modalità diverse, vorrei sempre dare la stessa risposta perché ci tengo molto. Negli ultimi 2-3 anni ho capito una cosa molto importante che voglio condividere e che è fondamentale per tutti quelli che vogliono provare a fare l'attore, il regista, eccetera. Cioè mai pensare a cosa gli altri vogliono da te, ma pensare a quello che si ha di interessante da proporre, perché poi quella cosa sarà l'onestà, no? Onestamente quello che sei te ti farà portare davanti. I canoni, quello che loro pensano sia giusto, dimentica, perché anche se può andarti bene una volta, la volta dopo non ti va più bene, perché non sei stato onesto. E quando no, fai questo ribaltamento di prospettiva, hai fatto un passo importante. Esatto, perché ti aiuta tanto. E questo però vuol dire anche avere molta fiducia nelle proprie capacità, onestamente però, senza né chiedersi di più e senza abbassarsi. Grazie mille. Grazie a te.